Nell'ambito delle azioni di contrasto al fenomeno delle affissioni abusive, il decimo municipio ha organizzato una serie di iniziative finalizzate a sostenere azioni di volontariato per il ripristino del decoro urbano. All'iniziativa che ha interessato il viadotto Nuttall hanno partecipato Retake, comitati di quartiere, cittadini e consiglieri municipali. Questa è un'iniziativa che abbiamo chiamato Stacchiamoli Insieme ed è frutto di una collaborazione nata insieme alla polizia locale e al gruppo dei Retake. E vogliamo replicare quello che stiamo facendo oggi sotto il viadotto Zelle Nuttall in altri luoghi di altri quartieri del decimo municipio, lanciando questa, diciamo, sensibilizzazione al contrasto delle affissioni abusive. Questo è uno dei modi in cui stiamo procedendo, altri saranno quello di sostituire quei luoghi soggetti all'affissione abusiva con la street art. Oggi siamo insieme, gruppo Retake, vari gruppi Retake e municipio decimo, per sconfiggere, per combattere l'abusivismo. Perché in questo, per esempio, a Dragona, qui adesso abbiamo dei manifesti abusivi presenti da anni e che stiamo togliendo insieme. In cosa consiste l'intervento? L'intervento di oggi consiste fondamentalmente nel cercare di staccare queste affissioni abusive che ci sono già da diversi anni e che si sono sovrapposte negli anni chiaramente. E noi con i nostri umili mezzi cerchiamo di rimuoverle con sgrassatori, raschietti. Per fortuna oggi c'è anche il supporto dell'AMA con degli irrigatori, idranti, insomma un pochino più potenti. E poi con le scale cerchiamo di arrivare su in alto per staccare quelli più grossi che, ripeto, negli anni si sono accumulati. Cerchiamo di ridare un pochino più di decoro perché ci piace il bello, e il bello non è soltanto l'opera d'arte, il bello è anche passare in un sottopassaggio e vederlo pulito. A che ora avete cominciato? Abbiamo cominciato alle 9, prestissimo. Siamo qui, siamo in tanti, siamo insieme ai Retake. Come vedi, questa è una zona che ha bisogno di decoro, ma tutto il territorio ha bisogno di decoro perché questo territorio è stato lasciato in incuria per tanto tempo. Non solo le affissioni abusive, ma anche i segnali stradali. Stradali perché è pericoloso, cioè dobbiamo capire dove dobbiamo andare, quindi qui sicuramente fa un po' di confusione. Cerchiamo di pulirli cercando di non rovinare il colore, quindi piccolo sgrassatore, un po' di acqua e si va avanti. Una giornata diversa quella di oggi. Beh, sicuramente sì, ma è una cosa che rivediamo comunque di settimana in settimana. È bello riprendersi la città. Entro un mese l'iniziativa Stacchiamoli Insieme sarà replicata in un altro quartiere del decimo municipio. Da Dragona per Canale 10, Paolo Leone.